Buongiorno e bentrovati con l'appuntamento quotidiano con la rassegna stampa. Andiamo a sfogliare i quotidiani di quest'oggi, venerdì 16 marzo. Per quanto riguarda la città di Civitavecchia, sono due, diciamo, le notizie che troveremo in apertura e a cui viene dato maggior risalto, e in particolar modo il fatto di HCS, che è stato fatto un blitz da parte dei carabinieri proprio a causa anche delle indagini in corso, dove è stato smascherato, se così si può definire, l'assenteismo degli operai. E poi il fatto che a Civitavecchia forse è presente un traffico di armi. Ma andiamo ad approfondire insieme sfogliando i quotidiani. Iniziamo con la provincia. HCS blitz, anti-assenteismo dei carabinieri. Operai si allontanavano dal proprio posto di lavoro con i mezzi della società. Sequestrato l'ufficio personale. Argo senza carburante per i pullman. È rottura tra moscherini e sindacati. Sempre in prima pagina e in apertura, Civitavecchia è al centro di un traffico di armi. I militari dell'arma stanno cercando un deposito. Potrebbe nascondersi in città un magazzino di stoccaggio. E poi una notizia inerente al nostro comprensorio, e in particolar modo la città di Tarquinia. Uva, cantina Tarquinia a rischio, è ancora guerra con Cerveteri. I soci interrogano l'assessore regionale Birindelli. Ma andiamo a sfogliare all'interno il quotidiano e in apertura, pagina 3, troviamo una notizia di politica. Proprio in vista di quelle che saranno le future elezioni amministrative e quelle che saranno le future coalizioni. Guido Gori non sarà lasciato solo. Un'altra città è possibile, si stringe attorno all'ex membro del direttivo del PD dopo le sue dimissioni. Attesa per oggi una riunione della componente. Guerrini e i suoi decideranno se lasciare o meno il partito. De Felici, la commissione di cui faceva parte è diversa da quella attuale e nessuno ha mai proposto il suo nome. Proseguiamo a parlare e continuiamo a parlare di politica, ma questa volta andiamo dall'altro lato, ovvero larghe intese, niente lista per la destra. Il partito di Sostorace sosterrà Patrizio Carraffa inserito nel PDL. Ancora da sciogliere il nodo UDC, ultima parola accesa. Manutenzioni, progetti avviati da Campidoni col polo civico, replica Fascarelli. Prima uscita ufficiale per i riformisti italiani, battesimo in città con Stefania Craxi. Proseguiamo e andiamo a leggere insieme pagina 4, dove troviamo l'articolo che era presente proprio in apertura. Armi clandestine, si cerca un magazzino. La procura ha aperto un'inchiesta e i carabinieri stanno verificando la presenza di un deposito ad ore. Il 90% di pistole, fucili, bazooka e bombe arrivano dai Balcani diretti nella capitale. Ma andiamo insieme ad approfondire questa notizia ascoltando questo servizio. È l'ultima trovata dei trafficanti clandestini di armi, sulle cui tracce è anche la procura di Civitavecchia, perché proprio in città potrebbe nascondersi un deposito di quelle armi destinate poi alla capitale, dove negli ultimi mesi si è verificata un'escalation di episodi di violenza. Dal magazzino alla vendita del taglio il passo è breve. Ecco perché gli inquirenti vogliono cercare di stroncare questo traffico anche attraverso le verifiche nelle armerie ufficiali, che tra Roma e provincia sono 96. E così la procura di Civitavecchia, insieme a quella di Roma, ha aperto un'inchiesta indagando sul gigantesco business illegale, soprattutto per scoprire covi e nascondigli. A Civitavecchia i carabinieri stanno conducendo indagini capillari per cercare di risalire a questi siti di stoccaggio, per verificarne l'esistenza e mettere le mani su carichi che valgono oro e su chi li gestisce. A quanto pare, nel 90% dei casi, le armi arrivano direttamente dai Balcani e da qui vengono poi smistate nei diversi centri, anche e soprattutto di Roma e provincia. C'è un razzo terra-aria che gira per Roma. Fino a una settimana fa stava in un magazzino a Civitavecchia, adesso starà già nelle mani di chi l'ha fatto arrivare. Costa 40.000 euro, mica poco. Cosa ne faranno? E io che ne so, forse un attentato. Degli affari degli altri non mi impiccio mai, così avrebbe detto un pregiudicato, lo slavo, qualche tempo fa. E da qui partono le indagini dei carabinieri.
carabinieri. Vedremo dove porteranno appunto le indagini dei carabinieri a smascherare e a capire quali sono le persone implicate all'interno appunto di questo giro. Andiamo avanti, proseguiamo con la lettura dei nostri quotidiani, con la lettura di pagina 4. Giudici di pace, lavoriamo per spirito di sopravvivenza, i dipendenti replicano alle denunce dei cittadini. Circa 30 furti denunciati al 113. Proseguiamo, sottopasso ferroviario preso di mira dai vandali, purtroppo ancora esistono i vandali, controsoffitto con pannelli mancanti e lastre di metallo abbandonate a terra. Bruno Astorre al San Paolo, visita in ospedale del vicepresidente del Consiglio regionale, apprezzabile il lavoro della ASL. Varchi la precisazione del Pincio. Andiamo avanti, passiamo a pagina 5, dove troviamo anche qui la notizia in apertura, che abbiamo letto già nella prima pagina. Nuova tegola per HCS, blitz anti-assenteismo dell'arma. Operazione dei carabinieri nel pomeriggio di ieri. Interrogatori fiume in serata. I militari avrebbero scoperto operai che si allontanavano con i mezzi delle società dal posto di lavoro per scopi privati. Problemi per Argo, manca il carburante per i mezzi. Moscherini incontra i sindacati e ribadisce la vendita del 60% delle quote. Tidei rispolvera il patto territoriale degli Etruschi. Moscherini non sa cosa vuol dire realizzare un comparto termale. Ed ecco qui l'antemurale, perché ieri mattina alle 10 si è svolto l'incontro tra Capitaneria di Porto, rappresentante dell'autorità portuale, e l'assessore al mare e Andrea Pierfederici. Antemurale, si pensa alla videosorveglianza, quindi abbiamo visto incontro tra i vari esponenti. E ora si torna a parlare di un evento organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio. L'Ensemble Incantus torna tra i banchi, seconda edizione per Ritmo e Voci, un coro di scuole e teatro ritmico. Il progetto è finanziato dalla Fondazione Caricib, ma andiamo insieme ad approfondire questa notizia ascoltando l'intervista. Avvocato Cacciaglia, la Fondazione ancora accanto all'Ensemble Incantus per Ritmo e Voci, può illustrarci il progetto? Sì, ma dicevamo anche ieri in corso di conferenza stampa per la Carmen l'attenzione che ha la Fondazione nei confronti della musica. Riteniamo che la musica sia un elemento fondamentale della cultura, perché attraverso la musica poi si studia tutto. E questo è un progetto che entra nelle scuole medie, alla sua seconda edizione. È un progetto che tutto sommato è anche abbastanza divertente, perché contiene degli aspetti didattici e ludici al momento stesso. Quindi i ragazzi vengono maggiormente interessati a questo tipo di attività e sicuramente questo porterà dei benefici ai ragazzi stessi, che impareranno sempre di più quello che significa apprendere, anche a volte in maniera, ripeto, disinvolta e ludica. Qual è la fascia d'età a cui è rivolto il progetto? Ma quest'anno parliamo dei ragazzi della scuola media, quindi sono quell'età dai 10 ai 13 anni, che è importante, che è ancora un'età formativa, quindi è importante anche questo tipo di discorso, perché può servire poi a sviluppare quelle percezioni che magari sono in embrione e che vengono in qualche modo tirate fuori con questo tipo di progetto. Manuela Rocca è presidente dell'associazione Ensemble Incanto. Puoi illustrarci il progetto nella sua interezza? Allora, il progetto Ritmo e Voce è il secondo anno che viene finanziato dalla Fondazione Caricib, e quindi noi siamo molto contenti, perché è un progetto a cui teniamo particolarmente. Infatti ci ha permesso di entrare nelle scuole medie e superiori cittadine, e quindi di coinvolgere tanti ragazzi verso la pratica corale, un mondo solitamente sconosciuto per i più. Il progetto prevede un laboratorio di percussioni alla scuola media Manzi e un laboratorio corale rivolto a tre scuole superiori,
Liceo Classico, l'ITIS Marconi e l'Istituto di Istruzione Superiore di Viale Adige. Nelle scuole medie i bambini affronteranno dei temi su letture africane e quindi rielaboreranno miti e leggende africane sotto forma della drammatizzazione musicale attraverso strutture ritmiche alternative, quindi faranno un lavoro molto pratico utilizzando appunto strumenti a percussioni curato dal maestro Pietro Rosati. Mentre per quanto riguarda le scuole superiori, i ragazzi continueranno l'attività che è stata già iniziata l'anno scorso di portare avanti il coro interscolastico cittadino, il coro in controcanto, e quindi si esibiranno anche quest'anno in concerti, rassegne, concorsi e via dicendo. Ringraziamo per questa intervista a Tino Romano, il nostro giornalista, ma andiamo avanti. Ora passiamo all'inserto settimanale Dove la Sera, che troviamo all'interno del quotidiano La Provincia ogni venerdì. All'interno è possibile vedere e scoprire quali sono gli eventi del fine settimana in modo da saper poter indirizzare il lettore su come passare il tempo. Iniziamo con il Teatro Traiano, anche perché le risate sono garantite. Al Traiano il mio secondo matrimonio, sul massimo palco cittadino stasera e domani alle 21 e domenica alle 17. Maurizio Battista con la sua verve non mancherà di far divertire tutti. Il popolare comico presenterà una commedia esilarante che ripercorre le problematiche della vita di coppia. Continua il successo per Schenoxidia. Applausi e complimenti per la fiction teatrale degli artisti locali al Manhattan di Roma con voci distratte all'orecchio. E ora passiamo alla città di Tarquinia, al via le degustazioni di primavera con gli Etruschi. A Tarquinia domani e domenica in primo piano cultura e miele presso la Necropoli del Calvario. Prosegue anche l'iniziativa Voglia d'Arte che permette ai visitatori di noleggiare il kit da disegno. Appuntamento promosso dall'Associazione Massimo Freccia, concerto dell'orchestra giovanile nella sala polifunzionale di Ladispoli. Proseguiamo con lo sfogliare l'inserto Dove la Sera. E troviamo in apertura della seconda pagina risate e spettacolo con Rumors. Domenica alle 18 nel Teatro Carlo Kenis di San Gordiano, la commedia di Neil Simon portata in scena dalla compagnia Avanzi di Scena. Serata rock al Tribe Pub di Allumiere. Serata a favore della Damolò Onlus al Teatro Claudio di Tolfa stasera alle 21. Alle 21 Wild in prosa, la sfida fra poeti a braccio e rapper. Su youtube.com, giovedì online Invade. Domani al Galilei semifinale dei giochi matematici. L'iniziativa è promossa dalla Bocconi con il liceo locale. E ora anche un'altra serata che si terrà la prossima settimana, giovedì 22 marzo alle 21 al Teatro Santissima Trinità del Faro. In pro, sfida Civitavecchia e Latina, divertimento sicuro con l'improvvisazione teatrale. Ricordiamo che i responsabili di Impro, che è questa associazione che ormai a Civitavecchia si è abbastanza consolidata, sono stati anche ospiti all'Italia's Got Talent e sono arrivati in finale, quindi comunque penso che meritino un grande applauso. Proseguiamo il flauto nell'Ottocento per la stagione concertistica tarquiniese, domani alle 18 presso la Sala Sacchetti di Palazzo dei Priori. Ora insieme invece andiamo a sfogliare il Messaggero di quest'oggi, dove anche qui, come dicevo, le notizie in apertura sono le stesse, perché sono questi i fatti esilaranti di quest'oggi. Civitavecchia, crocevia delle armi. L'inchiesta della procura partita da alcuni video su internet in cui un pluripregiudicato straniero parla del traffico. In città, depositi dove sarebbe transitato anche un missile a terra. E sempre in prima pagina il risalto,
holding, blitz antiassenteismo, è stato posto sotto sequestro l'intero ufficio del personale. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri si sono presentati nella sede di Torre Europa. Una decina di persone interrogate nella caserma di via San Gallo. Dopo il vertice di ieri, vendita delle quote di HCS tra giunta e sindacati, accordo ancora lontano. Antemurale invece è stato proficuo l'incontro tra Pincio, Capitaneria di Porto e Authority. Mercato, ultimatum degli operatori all'amministrazione. Proseguiamo e andiamo avanti. Passiamo a pagina 42 del Messaggero e troviamo in apertura l'inchiesta. In città parcheggiato un missile terra-aria. La notizia riferita da un pluripregiudicato straniero in un video su internet. La procura indaga su un traffico di armi da Roma lungo il litorale. Fucili, pistole, bombe e munizioni arrivano dai Balcani o dalla Cina. I dati della questura, ora altra notizia, furti in un anno, 135 interventi compresi tentativi e segnalazioni. Le zone più colpite sono naturalmente Boccelle e San Gordiano, come si evince dalle pagine dei giornali. Si cambia completamente ora argomento e si va verso le elezioni. Anche Balloni in corsa per il Pincio, punteremo sulla nostra serietà. E Frascarelli, ho ereditato 120 perdite idriche. Un altro annuncio, la destra sosterrà Caraffa nella lista PDL. E proseguiamo sempre a parlare di politica, dopo il caso Gori tra Guerrini e PD il divorzio sembra inevitabile. Il consigliere, il codice etico c'è, deve essere rispettato, a questo punto pochissimi i margini di ricucitura. Una notizia di Alumiere, in campagna colpiscono ancora i ladri di prosciutti, olio e attrezzi. Andremo ad approfondire in seguito questa notizia. Proseguiamo sempre con il Messaggero, dove si parla in apertura del mercato. Pronti a occupare la trincea, ultimatum al Pincio, se entro lunedì non avremo risposte. Gli operatori chiedono certezze sui fondi e durata dei lavori e vogliono vedere il progetto. Teatro al Traiano, weekend da tutto esaurito con la comicità di Maurizio Battista. Lo abbiamo visto poco fa, abbiamo ascoltato anche le parole di Manuela Della Rocca e di Cacciaglia, finanziato dalla Fondazione Caricib, in controcanto un coro per tre istituti. Il gruppo è formato da 30 allievi del liceo Guglielmotti, dell'ITIS Marconi e dell'IIS Viale Adige. Al Galilei invece domani i giochi matematici della Bocconi. E questa sera all'interno della sala Gassman va in scena Virginia Woolf. E ora diamo delle notizie del comprensorio che riguardano qui la città di Tolfa. Giovani archeologi americani a Piantangeli, 12 studenti del Massachusetts al lavoro nelle rovine grazie a un accordo con il GAR. E ora invece passiamo alla città di Santa Marinella, lo stabilimento balneare Perla, lavori urgenti ma senza contenziosi. L'impresa locataria per contratto può solo scontare le spese, non adire le vie legali. Ma visto che lo abbiamo iniziato, passiamo proprio a leggere le pagine inerenti il comprensorio di Civitavecchia e cominciamo con il quotidiano La Provincia, dove si apre con una notizia riguardante il comune di Alumiere. Furti, Battilocchio convoca il vertice sulla sicurezza. Il primo cittadino chiama oggi a raccolta le forze dell'ordine per avviare un piano di controllo del territorio. Intanto ripulita ancora un'abitazione, rubati gioielli e denaro. Ma andiamo a capire un pochino meglio di cosa si tratta ascoltando questa intervista. Domani in aula consigliare daremo il via a un vertice sulla sicurezza in pieno accordo e sinergia con tutte le istituzioni e le forze dell'ordine che operano in paese e nel territorio. Ad esprimersi così il sindaco di Alumiere, Augusto Battilocchio, il quale ha annunciato che oggi pomeriggio alle 18 nel Palazzo Comunale si terrà un incontro voluto proprio dal primo cittadino con i carabinieri della stazione di Alumiere, con il corpo della Guardia Forestale di Tolfa, con i vigili urbani allumieraschi, con il presidente della Protezione Civile di Alumiere Costantino Regnani,
con il presidente dell'Università Agraria Antonio Pasquini e con quello della Comunità Montana Gabriele Volpi. Questa riunione, spiega il sindaco lumirasco Augusto Battilocchio, è molto importante e servirà per coordinare tutte le azioni volte a scoraggiare i furti piccoli e grandi che stanno proliferando nel nostro territorio. Ognuno può e deve collaborare segnalandoci le irregolarità. Bisogna creare una rete sinergica attiva fra i cittadini, istituzioni e forze dell'ordine. Insieme possiamo limitare questa ondata di furti. I malintenzionati devono sapere che siamo sul piede di guerra e che tutti insieme lavoreremo per debellare questa piaga. Intanto, nei giorni scorsi, una famiglia in Lumirasca è stata visitata dai soliti ignoti, che hanno ripulito l'abitazione, portando via gioielli e soldi. Nelle campagne intorno alla frazione di La Bianca, poi, si sono registrati invece altri due furti di materiale ferroso e piccoli attrezzi. Una situazione sicuramente preoccupante per i cittadini di Allumiare Tolfa, ma in parte anche per Civitavecchia, perché sono molti i furti, colpiscono anche la nostra città. Proseguiamo a Santa Severa, Croce Rossa in bicicletta. Si parla della perla del Tirreno, Santa Marinella, multiservizi, giusto ricorrere a un esperto. Il movimento L'Ancora prende posizione a favore di Eugenio Fratturato. Attacco frontale a Mucciola sulla proposta del tavolo di confronto. Sempre a Santa Marinella, Azione Punto Zero, Bacchetta Boelis. Illuminato il parcheggio della stazione, è pronto da ieri, il sindaco Bacheca ha accolto la richiesta dei pendolari, il primo cittadino era una promessa che avevo fatto ai cittadini. Proseguiamo con la lettura e andiamo a parlare di un argomento che riguarda la città di Tarquinia, ma che in parte riguarda tutti noi. Vino, la cantina di Tarquinia rischia di morire. I soci presentano tre quesiti all'assessore regionale all'agricoltura Angela Birindelli. Nel mirino i privilegi per lo stabilimento di Cerveteri che non ha più uva di questa zona e non paga da 4 anni. Ancora Tarquinia, taglio del nastro per il monumento a Mazzini. Il restauro è stato finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Primo scavo per la piscina comunale, stiamo parlando sempre di Tarquinia. Ieri mattina la cerimonia, la presenza del sindaco Mazzola e dell'assessore Ranucci. Il primo cittadino, questa amministrazione ha saputo investire le risorse in modo responsabile. Proseguiamo parlando sempre di Tarquinia. PD brutta figura di Alfio Meraviglia. Partito Democratico critico verso il consigliere provinciale. Intitolata Filiberto Bellucci, l'ex colonia provinciale. Andiamo a vedere anche la foto. La struttura concessa all'Avad, incomodato trentennale gratuito. Ma ora sfogliamo insieme la pagina litorale del Messaggero. Si apre con una notizia riguardante Nettuno. Al porto turistico rimossi i primi sigilli, ripartono i lavori nell'area demaniale. Oggi la Capitaneria delimiterà le zone indicate dal Tribunale. Pomezia, case ater, costretti a vivere in una discarica. Alla Dispoli, proibite a scuole bibite eccitanti e scatta la protesta. A Fregene adesso i bus Cotral fermano anche alla stazione Aurelia. Invece a Fiumicino vertice sull'aeroporto e l'opposizione insorge. Ma andiamo ora insieme a vedere cosa avviene nel mondo sportivo, anche perché c'è un importante incontro di box previsto proprio per questo weekend. Box, vincerà chi si è conservato meglio. Rino Tommasi parla del Mondial WBC dei Cruis tra Silvio Branco e Giacobbe Fragomeni. Il famoso giornalista si dice scettico sul valore dell'incontro, considerato dagli addetti ai lavori come l'evento dell'anno. È un bel match, peccato sia arrivato troppo tardi. Non si discutono il blasone e le qualità dei due pugili, ma c'è un tempo per tutto. L'Iron Team Kickboxing a testa alta da Genzano. Atletica, grande successo per Correndo nei Giardini. Virginia Pucci, cintura nera, quinto dan. L'atleta civitavecchiese premiata al Campidoglio dal presidente della FIC.
Patrizio Antonini, terzo agli italiani. Karate Figil Khan, l'atleta della Mabuni, si impone nel kata. Il risultato fa sperare per una convocazione agli europei. Ancora karate a Santa Marinella, la seconda fase dei regionali FIAM. Passiamo ora a sfogliare la pagina successiva della provincia e troviamo in apertura una notizia inerente al mondo politico sportivo. Stefano Peretti è il nuovo delegato allo sport. Dopo Petito, un altro sportivo scelto dal sindaco Moscherini. Il ciclista sta già elaborando un programma di iniziative. Calcio prima categoria, dalla salvezza alla vetta, continua il sogno del Santa Severa. E ancora basket. Polozzi, non vogliamo fermarci sul più bello. Il capitano della Stemar analizza e spiega come affrontare i prossimi incontri. Stiamo parlando del basket maschile Serie C2. E ora si parla di pallavolo. L'ASP Under 13 vola le finali regionali. Pallavolo giovanile, sconfitta la corazzata M Roma Volley. Motocross. Special bike protagonista sulle piste del Rinaldone, campione di giornata Antonio Di Pietro. Al top i team della scuola calcio del dopolavoro ferroviario. E ora insieme, prima di chiudere questa prima parte, andiamo a leggere i quotidiani telematici, anche perché per questa mattina era previsto il consiglio comunale. Ma sembra, da quello che sono riuscita a percepire dalla redazione prima di arrivare qui in studio, che il consiglio non si sia tenuto e che sia andato deserto. Andiamo a leggere con civonline.it. HCS Blitz antiassenteismo dei carabinieri. Armi clandestine, si cerca un magazzino. Vino, la cantina di Tarquinia rischia di morire. In tanti alla presentazione del libro di Giuseppe Ayala. Larghe intese, niente lista per la destra. Guerrini, Guido Gori non sarà lasciato solo. A Santa Marinella abbiamo visto illuminato il parcheggio della stazione. Prima uscita ufficiale dei riformisti italiani. Multiservizi, giusto ricorrere a un esperto. Bruno Astorre in visita al San Paolo. Furti, batti l'occhio, convoca il vertice sulla sicurezza. A Tarquinia, prima pietra per la piscina comunale e Ensemble Incantus torna tra i banchi. Vediamo trcgiornale.it. HCS, i sindacati rompono con il comune. HCS, sigilli all'ufficio del personale. I guerriniani ad un passo dall'addio al PD. La destra al fianco di Carraffa. Il vicepresidente regionale Astorre in visita al San Paolo. Antemurale, altro passo verso la riapertura. L'Incantus torna nelle scuole e Stefano Peretti è il nuovo delegato alle sporte. Ancora non è stata inserita la notizia quindi del consiglio comunale deserto. Sembra di no, vediamo all'interno di bignotizie.it. HCS sequestrato l'ufficio del personale. C'è un business delle armi in città? Allarme furti, dai dati del Ministero dell'Interno la situazione non è preoccupante. Sulle partecipate situazione differente da quella prospettata. Balloni sarà il candidato sindaco del polo civico. La componente di Guerrini con le valigie pronte per uscire dal PD. La destra rinuncia alla lista e appoggia l'esponente del PDL Carraffa. Stefano Peretti è il nuovo delegato allo sport. Riapertura dell'antemurale e incontro proficuo in capitaneria. Diciamo che sono tutte notizie che già abbiamo letto. L'onorevole Astorre stamani, ovvero ieri, in visita al San Paolo. Varchi elettronici, ordinanza limitata e circoscritta a determinate zone. Ritmo e voci, un coro di scuole e teatro ritmico al via la seconda edizione. Possiamo dire che comunque le notizie sono quelle che abbiamo appreso dai giornali, quindi sicuramente maggiori informazioni in merito al Consiglio Comunale che si sarebbe dovuto tenere questa mattina
Lo avrete con l'edizione del TG dell'Alto Lazio di Provincia TV alle 13.45. Bene, io saluto gli ascoltatori di Radio Stella Città e gli auguro di trascorrere un piacevole weekend, mentre per i telespettatori di Provincia TV rimanete con me perché proseguirò con la lettura dei quotidiani regionali e nazionali, perché avremo sicuramente delle interessanti notizie, perché ieri a Palazzo Chigi c'è stato un vertice tra Monti per vedere quelle che saranno le modifiche da apportare nel nostro paese. A fra pochi istanti.